Pensavo fosse pioggia. Che simpatico. Non vedo un cazzo di niente con tutta quest'acqua. Ne arrivano degli altri. Avanti, chance, ti sto aspettando. 3, 2. Che diavolo sta succedendo qui? Fuori, signore, non abbiamo niente contro voi. La prossima volta porto una bomba più grossa. Ehi, come cazzo faceva a sapere che Clemente stava al cesso? Non sarebbe vivo se fosse scoppiata al momento giusto. Non preoccuparti, lo prendiamo. Prendi quello sulla passarella! Vieto, copri! Hai paura, John! Che merda! Un altro! Sulla passarella! Vieto, copri! Tutto questo non che sai fare! Minchia, sei! Merda! Un altro! Sulla passarella! Spara! Sono tornato! Spara meglio, mia sorella! Forza, sparategli! Merda! Un altro! Sulla passarella! E io non potete incazzare! Prendi quello sulla passarella! Sei morto! Cazzo! Vai, Vito, muoviti! Dobbiamo aiutare Mario! Vito, copri! Dai, un cazzo del genio! Non è meglio! Dai, andiamo! Hop. No, no! Cazzo, è morto! L'hanno ammazzato! Giù, giù, dobbiamo andarci! Non puoi aiutarlo ora! Clemente sta scappando! Andiamo! Quello stronzo l'ho ucciso! Sì? Pensate che sia finita? Sbagliato, stronzi! Va bene, ce ne sono due! Se si separano, assicurati di sapere quando andrò là. So come guidare, va bene? Ah, segui Clemente. Nella limousine. Gio, sceglio anch'io, sai? Accendo la mia! Ti sto provando, Gio! Mi hai aiutato! Sei morto! E veloce! Portami più vicino! Oh.
vedo Cobra. Stanno scappando, più veloce! Siamo quasi al fottuto covo di Clemente! Dobbiamo prenderlo ora, Vito! È finita, cazzo! Cazzo! Sì? Pensate che sia finita? Sbagliato, stronzo. Vito, copri! Va bene. Però tu, se si separano, assicurati di seguire Clemente, non l'altro. So come guidare, va bene? Segui Clemente. È nella limousine nera. Ehi, Joe, già... Sei morto! Accelera, Vito! Ci sto provando, Joe! Così è finita. Non possiamo essere sicuri senza controllare. Questo è per Mandy. Ora è finita. Andiamo da me, su. Una birra? Dammi il numero di Ed, lo chiamo io. Pronto? Sono Joe.
È fatta. Tutto a posto? No, cazzo, no. Perché? Barty è morto. Che cosa? L'hanno beccato, l'abbiamo lasciato lì. Ok, ok, Clemente. Fatto. Bene, pazienza per il ragazzo, un piccolo prezzo da pagare. Piccolo prezzo! Ora, Clementi. Ed è il mio cazzo di amico che parla! Ehi, Joe, non pigliartela con me. Era un'idea tua e nessuno ha costretto il ragazzo a venire. Basta sentire, mi dispiace, ma sono cose che capitano. Passate al Falcon domani. Sì, come vuoi. Col cazzo che ti spiace! Vabbè, rilassati ora, eh? Calmati, dispiace pure a me. È più di quanto pensi, ma conoscevi i rischi. Anche tu! Ehi, era un lavoro pericoloso, l'hai portato con noi ed è morto. Ehi, anche in guerra era così. Eddie non lo conosceva, non incolparlo. Non sono dell'umore giusto per questo. Vattene a casa. Va bene. Dammi un minuto per cambiarmi, ok? Mi dispiace, ragazzo. Mi dispiace tanto. This segment of Empire Classic Radio to bring you an important news bulletin. A massive explosion has rocked the Empire Arms Hotel in Midtown. The fire and smoke can be seen for blocks around as fire and brimstone rain down from above. Authorities are still not sure what caused the explosion, but they are advising citizens near the Empire Arms Hotel to stay clear until police and fire officials have deemed it safe to return. Again, a massive explosion has occurred at the Empire Arms Hotel in Midtown. Citizens are advised to stay clear of the area. Empire Classic Radio returns you now to our regular programming. I'm Gary Stevens. Oh, throw him out the window. He can't stay. How did he get in here anyway? What do we want with him around the place? The pessimistic caricature tries out his face. When he hears a joke, he always cries. When there's any fun, darn near dies. What do you say we laugh at his sad case? The pessimistic caricature. He's never welcome anywhere he goes. Let him stay where he belongs. In a book of Edgar Allan Poe, why don't we lose him? Wrap him in a blanket, carefully. Throw him out the window, I wonder if he's it'll be great to wear the brim and cape, the best of the best.